Ciao a tutti e benvenuti a Cucinare con Francesca. La video ricetta di oggi sarà la tipica schiaccia con friccioli toscana, fatta però con il lievito madre. Per preparare la tipica schiaccia toscana con i ciccioli occorrono 300 ml di acqua, 500 g di farina 00, 350 g di lievito madre, 200 g di ciccioli e un cucchiaino di sale. Per prima cosa mettiamo l'acqua e il lievito madre. Quando il lievito si è sciolto, aggiungiamo i ciccioli e il cucchiaino di sale. E impastiamo. Adesso aggiungiamo la farina, un po' a capo e volta. Dopo 5 minuti di lavorazione il nostro impasto è pronto. Adesso lo metteremo sulla spianatoia e lo lavoreremo per benino. Impastiamo un poco. Adesso diamo forza al nostro impasto, come sempre. Dalla parte della riga lo togliamo. Mettiamo sempre la farina sulla spianatoia, facciamo una piccola pallettina che andremo a coprire con una zuppiera. Tra 10 minuti cominceremo a fare le classiche pieghe per far lievitare meglio il nostro impasto. Sono trascorsi 10 minuti e noi andremo a fare le nostre pieghe al nostro impasto. In questo modo la nostra pasta lieviterà meglio, incorporerà più aria e lieviterà meglio. Il pieghe si ricopre e si rimette dentro la scuola. Fra 10 minuti riandremo a fare lo stesso procedimento. Sono trascorsi 15 minuti, adesso diamo un altro po' di pieghe al nostro impasto. E lo rimettiamo un'altra volta nel sale per altri 15-20 minuti. Dovete calcolare che con il lievito madre ci vuole circa un'ora e mezzo, due ore prima che il nostro impasto sia pronto. È trascorsa un'altra mezz'ora e la nostra schiacciola, come vedete, è ben lievitata. Quando si ritorna indietro è a posto. Adesso ho foderato una teglia con carta forno e andrò a stendere l'impasto. Non mettiamo l'olio, che sono i ciccioli che sono un po' conto suo. Ecco qua, deve venire un pochino spessa, un pochino altina, un impasto di più di mezzo centimetro. Con questo impasto ci viene una teglia 40x30, per regolare. Io avevo lasciato da parte un pochino di ciccioli da mettere sopra, non li avevo messi tutti, così viene più buona. Questa dovrà riposare per 10 minuti così nella teglia, poi accendiamo il forno a 220 gradi e dopodiché la andremo a mettere in forno, a forno già caldo. A dopo. La schiaccia con friccioli è stata infornata e a 10 minuti che cuoce, altri 10 minuti sarà pronta.
Ed ecco qua che la nostra schiaccia con i ciccioli toscana, fatta con il lievito madre, è pronta. Adesso la andremo a tagliare. Molto friabile, sempre calda. Ed ecco qua che la nostra schiaccia con i ciccioli, della tipica della Toscana, fatta con lievito madre, è pronta. È davvero buona e gustosa, molto friabile ed è buonissima. Se vi è piaciuta questa ricetta, lasciate un like ed iscrivetevi al mio canale. A presto!